ragazzi, come vedete non siamo nelle nostre postazioni perché oggi andremo alla ricerca di Pokémon con Pokémon Go. Mi da sto dove spegnendo partiamo? Sotto il sole. Ci sono 200 gradi, penso che si venga dal sole, incredibile. Dove andiamo? Dove andiamo? Non lo so, andremo magari a casaccio, seguiamo la mappa, cerchiamo qualche Pokémon. Sarà super vergognoso, ma lo facciamo. Sei pronta? Pazienza, al massimo ci guarderanno andiamo. Tutti male. Cosa iniziamo ti devo a dire? Camminare. Sembreremo degli idioti, ma non ci interessa. Lo siamo di solito, però così lo mostriamo a tutti. Attenta alla macchina che ti mette. Ma tutti vestono pure, hai visto che bel video. Guarda, ci stanno già guardando malissimo. È stata la prima occhiataccia terribile. Abbiamo trovato un Pokémon, abbiamo trovato un Pokémon. Chi abbiamo trovato? Questo qua è figo, eh. Abbiamo fai vedere? Lo vedi? Oh mio Dio, è gigante. Aspetta che dobbiamo prendere, è mi gigante. Devo concentrare. Prendo. Ok, aspetta. Bravissimo. No. Potrebbe anche uscire, quindi molto concentrata, dita incrociate. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ok, primo Pokémon subito, vedi. È andata subito bene. Siamo visto? Persone serie. Dei bravi allenatori. Stiamo solo di catturando Pokémon in giro per la città. Ok, molto bellino. Bravo. Aggiunto al Pokédex, mi sembra giusto. Esatto, qualcosa. Guarda, prendendolo siamo arrivati a livello 5. Quindi saprete cosa andremo a fare? Andremo a cercare. Mi ha dato un sacco lo di roba. Devo dire. Mi ha dato un sacco di roba. Andremo a cercare anche una palestra, lo esatto. dico al volo, perché qui nelle vicinanze c'è una palestra di Pokémon. Si vede lì in fondo. Esatto, guardate come gigante. Non sappiamo dov'è, però noi proviamo ad andarci. Non capisco genere? Che sai di che genere è? Tipo terra, fuoco? Non ho capito se già hanno genere, perché io ho letto che tu puoi mettere i tuoi Pokémon a difendere una palestra. Ok, e quindi? Quindi vuol dire che credo che sui di Pokémon di altra gente che li ha piazzati lì. Ah, ok, e chi ci sarà andato a piazzarli? Ma secondo te? Boh, qualcuno scemo come noi. Qualcuno scemo come noi che magari sta riprendendo, diciamo, esatto. un video. Allora, aspetta che vedo delle erbette qua, forse compare qualche altro Pokémon. Possibilmente non in mezzo giro. Alla strada. Che sarebbe se, meglio. Vabbè, se ci fanno fuori dai più views, che dici, no? Ah, oh, no, c'è un se sole terribile, cerca l'ombra. C'è caldo. Ci sono 200 gradi qui a Cagliari, è assurdo il tempo, assurdo. Allora, qua. Qua, dove? Così, dritti. Dritti. Ok, siamo ancora vivi, c'è tanto caldo, ma ce la stiamo facendo. Guarda, siamo abbastanza vicini, dobbiamo girare a sinistra, non qua. Dove? Ma alla prossima, ok? Ok, quindi dobbiamo andare abbastanza lontano. Ricordami che dobbiamo girare, non facciamoci investire. E dovrebbe esserci la prima palestra. Io non so cosa succede. Vediamo se ci c'è qualcosa. Perché adesso che sono al 5. Qualche informazione, qualcosa del genere. Wow, hai catturato un bel po' di Pokémon, accumulato un sacco di esperienza come allenatore. Bravissimi, complimenti, grazie, ok? Grazie. Vorrà dire che hai tutte le carte in regola per affrontare delle lotte Pokémon. Okay. Ho tre magnifici assistenti. Gestiscono tre squadre differenti e ciascuno di essi ha un approccio particolare alla ricerca Pokémon. Quindi ognuno ha una squadra particolare? Sì, ma non so chi sono. Ho chiesto a loro di condurre delle lotte Pokémon presso delle palestre come parte della mia ricerca. E non vedo l'ora che tu entri a far parte di una delle loro squadre. Fighissima. Ah, ci sta facendo scegliere la squadra. Guarda, la squadra aspetta, dell'istinto. Aspetta, che io non leggo niente. Io nome. Direi saggezza. Ti piace la saggezza? Sì, sì, sono okay. d'accordo, dai, okay. sì. Mi sembra la scelta giusta. Squadra saggezza, confermo. Quindi adesso che abbiamo scelto la squadra, che succede? Credo non si sa. Guarda. Aspetta, ci dobbiamo. Vabbè, avanziamo troppo e ci fermiamo. Devo cambiare braccio, grazie. Scusa. Si sta bloccando. Sì, sì, non sono abituata a registrare con un bastone, quindi. Stiamo andando in una chiesa. Mi sto perdendo le braccia, insomma. In una chiesa. Sì, stiamo andando in una chiesa ad ammazzare Pokémon. A catturare Pokémon di fronte a una chiesa. Perfetto. È molto strana come cosa. Perché l'hanno scelta lì la palestra? Scusa. Non lo so. Non ti sembra una buona idea. Non so chi l'ha pensato. Comunque dobbiamo sfidare questo. Mappulino che ha okay. Growlithe come Pokémon. Growlithe, bellino Growlithe, te lo ricordi? Growlithe. Sì, ce l'abbiamo anche noi, l'ho già catturato, mi bravissimo. Sa. Bravissimo, sì, lui li cattura anche senza di me, quindi. Certo. Ok, siamo arrivati, aspetta, voglio far vedere la chiesa. Fallo vedere. Facciamo vedere dove siamo, dove hanno deciso di mettere la palestra. È totalmente una chiesa, quindi cerchiamo di non urlare, di non disturbare le persone okay. che saranno. Ci sediamo che adesso sto morendo. No, perché sono al sole, quindi potrebbe essere. Siamo in piedi. Allora, guarda, vedi, abbiamo la palestra, quindi cliccando così sediamo. Dobbiamo scegliere che Pokémon usare. Dobbiamo chi vuoi scegliere. Usare? Chi vuoi perché usare? Ho solo questi sei? Ne ho di più. Ne ho di più da specifico. Eccoli. Però mi sa che lui è il più forte. Vedi, Charmander ce l'abbiamo a 25 di vita. Quindi usiamo lui. Mi sa che ci spaccano la faccia. Perché abbiamo deciso di fare una palestra così impreparati? Sì, siamo venuti un po' a casaccio in effetti. Vabbè, per provare, dai, vediamo come ci troviamo. Vabbè, non ha troppa vita. Non ha troppa vita, ce la possiamo fare? Dai, ma ci studiamo, io non ce la faccio più. Ti prego, studiamoci. È molto imbarazzante davanti a una chiesa. Ma
accontentiamoci da qualche parte, tanto nessuno allora, ci sta guardando. Io non ho fatto nulla, ok? Ci ha spaccato la faccia e noi non abbiamo dato manco un colpo. Ok, abbiamo capito che le palestre sono... Ah, dovevo premere tantissimo. Sei ritardato. Io non l'ho fatto. Cioè, praticamente sei rimasto fermo ad aspettare che ci ammazzassero. Ok, bravissimo, guarda, sei un allenatore proverso. Gli sto spaccando la faccia adesso, guarda come gli sto spaccando la faccia. È morto, però ne abbiamo ancora tanti. Ok, ok, è sempre più imbarazzante. Vai, vai, vai. Ce l'abbiamo fatta? È bassissimo. Io non so se ne altri. Morti pure noi. Abbiamo perso un sacco di Pokémon, ma è morto. Ma tutti gli altri adesso come li fai? Me lo spieghi? Sì, ok. Speravo ne avesse solo uno. Mi sa che abbiamo bisogno di catturarne altri e di potenziare, perché tu li puoi pure potenziare i Pokémon. E allora andiamo prima a catturarne altri, poi riproveremo a fare la palestra, che sì, ne dici? Sì, possibilmente scappiamo. Esatto, perché questo posto è un po' osservato. Sì. Ok, bravi, hai perso. Allora, Pokémon sconfitti 1, punti esperienza 100, prestigio della palestra meno 500. Ok. Ok, quindi... abbiamo rovinato il prestigio della palestra di Santa Lucia. Possiamo cercare altri Pokémon, sì, che dici? Andiamocene. Che dici, ci spostiamo. Ci allontaniamo molto in fretta. Ma che cosa bellissima. Oh mio Dio, sei. È troppo carino. Ma ti possiamo catturare? Si può catturare secondo te? No. Pensavamo fosse morto, invece era solo svenuto dal caldo anche lui. Guarda poverino. Quanto poverino. Guarda, cioè, sta crollando di è nuovo. È distrutto. Vuoi dormire? Sta crollando di nuovo, poverino. Ce lo portiamo via. Lo prendiamo a casa. Lo chiamiamo Sterinichi, ok? Oh. Ciao Sterinichi. Da buono che sei. Andiamo, andiamo su, lasciamolo in pace che poi ci attacca. Ci manca solo un attacco di gatto. Un attacco in diretta. Per finire la giornata in bellezza. Anche contro i Pokémon con i gatti. Dove stiamo finendo? Non lo so. Abbiamo trovato Geodude. Dobbiamo catturarlo assolutamente. Che almeno carino, qua non c'è molta carino. Gente, quindi sono felicissimo. Ci ha guardato male la città, in effetti. Vabbè, guarda, vai, guarda, prendilo. Però 33 di vita, sei proprio scarso. Wada! Vabbè, lo faccio. Sei scarso anche tu a catturarli. Wada! Guarda che è molto difficile. A te non sembra, ma devi avere un dito proprio che fa le parabole. Secondo me invece è l'unica cosa molto difficile nel tuo cervello. Ma che guarda, non riesci a fare nulla. Sei una nana, finalmente l'hanno scoperto. No. Arristo in diretta, guarda, smettila. Ok, ci ha dato 610 di esperienza. Siamo bravissimi. Abbiamo bravi, anche Geodude, sì, adesso sì, siamo persone sì. più serie. Ci rispetteranno tutti in città. Sicuramente smetteranno di guardarci male, perché gli diremo ora abbiamo Geodude. Abbiamo Geodude, cioè... non ci possono più dire nulla. Allora avanziamo un altro po'. Ok. Vediamo se troviamo qualche altra cosa. Io continuo a perdere un braccio, te lo vorrei far notare. Ok, prima di finire andiamo nel punto di interesse, che è qua vicino, dato che non ci rifiniremo mai in questa zona. Ma dove siamo finiti? Non lo so. Non conosciamo neanche la nostra città, perché non abbiamo idea di dove siamo finiti seguendo la mappa. Allora, il punto di interesse è in mezzo alla ferrovia, cioè, spero cioè... di no, perché potrebbe essere. Ok, andate. Ah, vedi, fallo vedere. In mezzo alla ferrovia. È questo, aspetta, questo graffito. Che ok, che magari vedere, non ci ammazzano. Lo faccio vedere, vedete i binari, cioè siamo in mezzo a una ferrovia. Il bellissimo graffito. Aspetta, è verde, vieni. Okay, non ci ammazzano? No, è verde, vieni. Ok, mettiamoci qua e facciamo questo bellissimo punto di interesse. Ok. Vieni. Devo girare cosa si tantissimo. Cosa si dà? Delle pozioni? Queste non le avevo mai viste, sì. Non le avevo mai viste. Sono pozioni di vita, credo, per far risalire la vita del coso? Dei Pokémon? Sì, sicuramente saranno delle pozioni. Fighissimo. Bello. Non le avevo mai viste. Ok, direi di fermarci così per il primo episodio. Io non lo so, è stato abbastanza imbarazzante, ma allo stesso tempo divertente. Ovviamente fateci sapere se volete vedere altri episodi. Noi ci sforziamo, andiamo in altre zone. Magari facciamo vedere anche un po' di più la città, in qualche punto decente invece che in delle ferrovie. No, vabbè, adesso abbiamo seguito la mappa e siamo finiti in un posto sconosciuto. Però sì, cercheremo di far vedere qualche posto un po' più carino. E se ci guardano male, pazienza. Esattamente. Ormai è andata. Speriamo pazienza. Che vi piaccia, perché è davvero divertentissimo. E speriamo di fare altri episodi. Ciao, ciao, ciao ragazzi.